Benvenute e benvenuti a questo evento che consiste nella proiezione di tre corti realizzati dalle classi quinte del nostro liceo delle scienze umane, che hanno come argomento principale il tema della violenza di genere, soprattutto in età adolescenziale. Questa serata, questo momento è stato possibile grazie innanzitutto al patrocinio del Comune di Verbania, qui è presente l'assessore Brezza, che poi invito dopo di me per un saluto, e che ci ha concesso anche lo spazio che ci sta ospitando. Naturalmente, la proiezione di questi corti è il momento finale di un percorso che i ragazzi e le ragazze delle classi quinte hanno svolto all'interno del progetto Cinema Ricerca Sociale, arricchito a sua volta ulteriormente dal bando ministeriale Cinema Immagini per la Scuola. Penso di poter dire che queste ragazze e questi ragazzi abbiano fatto un bel percorso nel triennio e lo stiano ancora facendo, con tante belle opportunità. Sono tre corti che proiettiamo oggi per la prima volta e che seguono altri quattro cortometraggi che sono stati realizzati in precedenza e che abbiamo mostrato per la prima volta al pubblico il 24 novembre, realizzati anche con l'aiuto di Lorenzo Camocati, che è stato responsabile scientifico di questo progetto e che qui ringrazio. Stando ai ringraziamenti, ringrazio per la presenza anche la dottoressa Galli della Questura di Verbania e il maresciallo Magliocca della Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Verbania. E questo anche perché è giusto e importante creare delle relazioni con chi si occupa del tema che vedremo questa sera. Naturalmente, grazie anche al regista che ha guidato i ragazzi, Antonio Palese, per la realizzazione di questi corti, che poi insomma vi parlerà dei corti e li introdurrà dopo di me, e ovviamente anche ai due docenti referenti, il professor Signorelli e la professoressa Magliocca, che hanno seguito e continuano a seguire con passione e molto coinvolgimento e consapevolezza questo percorso e questo progetto. E un grazie naturalmente ai ragazzi che sono stati, a mio avviso, straordinari. Poi vedrete. Naturalmente oggi non è il 25 novembre, non è la giornata che ricorda purtroppo la violenza contro le donne, ma è un capitolo che noi non vogliamo chiudere, non vogliamo che si concluda e si esaurisca nelle riflessioni di una giornata o che portino a quella giornata. Purtroppo l'impressione è che l'onda emotiva suscitata dall'omicidio e dal femminicidio di Giulia Cecchettin si sia forse un po' affievolita. Ma non si sono affievolite, non sono diminuite invece le statistiche e i numeri sui femminicidi. Se non ho visto male, non è sfuggito qualcosa, mi pare che in questo giovanissimo 2024 siamo già a quota 6 donne uccise. Quindi non possiamo assolutamente confinarlo nella riflessione di una giornata. Ritengo che ma mi faccio portavoce della convenzione della nostra scuola, del nostro collegio docenti, non è solo una mia posizione, è una posizione che rappresento, anche se la condivido, ritengo che sia un enorme problema culturale e sociale di cui abbiamo il dovere di prenderci carico. E lo dobbiamo fare sicuramente come scuola e noi cerchiamo di farlo, abbiamo provato a farlo e vedrete che i cortometraggi che hanno realizzato questi ragazzi sono dei cortometraggi molto potenti. Non dico nulla perché poi verranno, a parte che li vedrete, parlano da soli, ma verranno introdotti dal regista. Però
Sono potenti perché contengono tutto, contengono delle riflessioni, contengono valori positivi, negativi, stereotipi, c'è la violenza ma c'è anche la solidarietà. Quindi è un piccolo universo, anche se sembra confinato all'età che hanno i ragazzi, quindi all'adolescenza. Quindi si parla di educazione all'affettività. Vero, e quindi questa è un'educazione all'affettività che noi di fatto abbiamo fatto, abbiamo svolto e continuiamo a svolgere nelle classi. E tanto più quando i ragazzi si mettono in gioco per la realizzazione di un prodotto, si riflette meglio, si impara meglio anche ad essere cittadine e cittadini. In questo caso la cultura del rispetto. L'educazione all'affettività non spetta solo alla scuola, naturalmente, in primis spetta alla famiglia, alla società nel suo complesso, ma chiaramente spetta anche a noi. L'educazione all'affettività non è però l'unico elemento importante che noi siamo chiamati ad affrontare. Perché ci sia davvero un'educazione alla parità, perché anche i ragazzi maschi possano riflettere e vivere una cultura che non sia basata sui rapporti di forza, o una cultura di scarsa empatia nei confronti degli altri. È un po' un'emergenza tutto tondo. E io personalmente penso che ci siano degli step da cui possiamo cominciare. E uno di questi è l'importanza dell'uso della lingua, linguaggi, terminologia. La lingua forgia un po' la nostra cultura, per cui è da lì che dobbiamo partire. Una delle cose importanti, a mio avviso, è riconoscere il ruolo delle donne e riconoscerlo anche con le parole. Cominciare con nominarle, perché ciò che non si dice non esiste. E quindi se noi nominiamo le donne, anche a cominciare dalle professioni che svolgono, vuol dire accorgersi del loro ruolo e della loro esistenza. In ogni ambito, accorgersi delle donne e nominarle a scuola, sul posto di lavoro, in famiglia, davvero in ogni ambito. Se non cominciamo da lì, è inevitabile, ci ritroveremo poi con ad avere a che fare con la violenza di genere e i femminicidi. La faccio breve, adesso andiamo alla visione dei corti e davvero spero che vi apprezzerete. Confesso di averli già visti e più di una volta e mi hanno emozionato ogni volta che li ho visti. Quindi vi auguro davvero buona visione e vi ringrazio di essere qui. Bene, adesso do la parola all'assessore Brezza e poi Grazie, buonasera da parte mia, anche da parte dell'assessora Franzetti che non è riuscita a essere qui, ma vi ringrazio per l'invito. Io voglio essere molto breve nel ringraziarvi per quanto state facendo anche in questa occasione, anche in questo progetto. Mi piace condividere solo un elemento. La dirigente richiamava i numeri, la quantità purtroppo elevatissima del numero dei femminicidi nel nostro paese e in più di un'occasione ci siamo trovati a parlarne in tanti contesti, ma in tante occasioni sono state proprio le scuole del nostro territorio a richiamare l'attenzione su questo tema e questo credo che sia un elemento importante. Qualunque fenomeno sociale che producesse un numero così alto di vittime nel nostro paese creerebbe sicuramente un'emergenza sociale, creerebbe un messaggio che verrebbe rappresentato come un'emergenza sociale. La violenza di genere è un'emergenza sociale enorme, è un'emergenza culturale che si può battere però solo tramite un'alleanza educativa fortissima tra i diversi mondi che costruiscono la nostra società. E il perno dell'alleanza educativa, almeno dal nostro punto di vista, è la scuola pubblica. Tutte le occasioni attraverso le quali le scuole possono riflettere su questi temi sono occasioni nelle quali riduciamo un po' di più il rischio e facciamo prevenzione. Però ovviamente la scuola da sola non basta, servono tutte le
le agenzie educative, servono tutte le realtà territoriali. In questo territorio abbiamo la fortuna di avere un rapporto con le forze dell'ordine e con le autorità, insomma, locali molto stretto e molto forte. Tantissime sono le iniziative in questa direzione, ma sappiamo che non basta mai, ma sappiamo anche che può fare la differenza solo l'impegno di tutti e di ciascuno. Quindi voi rappresentate una parte bella, sana, anche insomma con tanta energia di questo impegno, e di questo vi ringraziamo. Buona visione e buona serata a tutti. Bene, buonasera a tutti. Allora, insomma, per chi non mi conoscesse, sono Antonio Palese, sono il regista che ha lavorato con questi splendidi ragazzi. Giusto per darvi un'idea di quello che è successo, io da tantissimo tempo mi occupo di percorsi di animazione teatrale principalmente, quindi di una serie di incontri che portano un gruppo alla realizzazione di un prodotto artistico. In questo caso il prodotto artistico doveva essere un cortometraggio. La cosa incredibile è che, e loro ve lo possono confermare, avevamo pochissimo tempo a disposizione e in questo tempo dovevamo fare un percorso per conoscerci, per conoscersi attraverso un altro linguaggio, che era prima quello del teatro, poi quello del cinema, immaginare una storia e poi fare le riprese. E infine, insomma, io ho fatto separatamente il montaggio. La cosa difficile è quella di immaginare delle cose e poi trasformarle, fotografarle, cioè portarle sullo schermo, fare in modo che le idee possano in qualche modo funzionare. Io, ripeto, il tempo è stato brevissimo, eppure ora, non so, ve lo dico, siete stati meravigliosi perché non solo hanno subito tutto, e per la cosa che mi ha colpito di più, allora, abbiamo girato 3 corti utilizzando per ogni corto due giornate, no, di lavoro. L'ultima giornata avevamo finito addirittura prima, per cui ci siamo raccontati altre cose. Questo non è mai successo, devo dire, nella mia storia. Questo è perché davvero loro, a dispetto di quello che si dice delle nuove generazioni, hanno lavorato con attenzione e si sono dati da fare. Lavorare su questi argomenti, su questi temi, è molto difficile. Insomma, il rischio di diventare banali o comunque di realizzare dei corti un po' noiosi o comunque difficili da seguire era altissimo. E invece, credo, insomma, siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. Quindi io ringrazio tantissimo il Liceo Cavalieri, insomma, il preside e i professori che mi hanno seguito, che mi hanno dato la possibilità di lavorare con questi ragazzi, e ringrazio davvero tantissimo loro perché appunto mi hanno permesso di lavorare molto bene. Quindi se non ci sono domande, io vi auguro una buona visione. Vorrebbe venire qui a dire qualcosa, dai Elena, vieni tu, dai. Magari anche da lì, non so, qualche impressione, qualche idea. Sì. Vero come parla tutti di quel momento? Sì, ma non ho ancora consumato. Non so cosa dire. È stato bellissimo. Al di là, vabbè, tutte le strumentazioni, come funziona la videocamera, il microfono, così. Cioè, adesso proprio una classe più unita. E c'è stato un cambiamento rispetto a quello che eravamo prima, rispetto a come siamo adesso, anche come ci rapportiamo fra di noi con i prof in classe. E quindi niente, basta, è stato bello. Alice? Scusa, Alice, vuoi dire qualcosa? No? Sì, non è niente, niente, lo zero. No, non me l'aspettavo, ma è molto bello. Ok. Non so, non so, dal pubblico ci sono delle domande che magari vi vengono in mente, non so. Effettivamente io adesso, un po' che non lo riguardavo, la cosa che, ma ve l'ho detto prima, la cosa che davvero mi impressiona è il fatto che comunque c'erano molte cose complesse da registrare, eppure le abbiamo fatte davvero semplicemente, se ci pensate, no?
sono avvenute. Allora, intanto complimenti ragazze, veramente, come ha detto anche la dirigente, già state facendo educazione sentimentale. Si parla tanto di questa educazione sentimentale, però qui è già attuale. Quindi complimenti a voi. Volevo sapere, appunto, le narrazioni, le storie, chi le ha composte? Sono state loro? Da dove, non so, sono venute fuori? C'è dell'esperienza? Non so, cosa vi ha portato a narrare in questo modo anche magistrale? Perché effettivamente si è parlato di una tematica importante senza scadere nelle scene magari di violenza, ma appunto tutto è rimasto un po' sfocato, e quindi questa è proprio la forza dell'impatto visivo e quindi anche della profondità della narrazione che viene proposta. Quindi, da dove vengono queste storie? Ma la cosa è avvenuta in questo modo, se vi ricordate, ne abbiamo parlato poi per 2 ore, se ci pensate. E, no, forse abbiamo iniziato una lezione a parlare e da una classe è venuto fuori questo argomento. Inizialmente non eravamo così sicuri di volerlo trattare proprio per queste preoccupazioni, e poi di fatto ne abbiamo parlato. Io avevo in qualche modo imbastito la traccia e loro hanno tirato fuori poi tutte le idee che io non ho fatto altro che metterle in ordine e dargli un'idea di fotografia, ecco. No, la cosa interessante è che tutto, ma come avete visto dal backstage, è poi avvenuto, credo, divertendoci, insomma, io mi sono divertito molto e credo anche loro. Non so, altre domande dagli adulti? Ok, no, vabbè, insomma, non è che dobbiamo per forza farci venire in mente delle domande. Io non so, c'è la professoressa che voleva dire. Io ho visto l'anteprima, cosa ce l'ha inviata, e è vero, loro hanno fatto anche altri cortometraggi, però io sono rimasta veramente sorpresa, cioè c'è veramente sorpresa della recitazione. Non esatto, hanno mai fatto recitazione, ma recitano come degli attori umani. È vero. L'idea, per carità, è giusto, è stata una proposta, loro l'hanno già scritta insieme al regista, però sono anche temi che abbiamo tanto trattato, poi le scienze umane, insomma la dimensione psicosociale è il tema prevalente, no? La recitazione così, poi quanto hai girato? 2 giorni? 3 giorni? In 2 giorni, sì, 2 giorni. Come ha fatto a guidarti così bene? No, avevano tantissima paura. Devo dire che molti non volevano, invece poi sono bravissimi, siete degli attori nati. Bravi. Bene, va, fa un po' freddino perché ovviamente bisogna aspettare un po'. E, no, vabbè, io concludo la serata dicendo, ringraziandovi ancora, ringraziando tutti, e sono sicuro e spero che poi questo corto venga utilizzato ancora, può essere sia per tutti gli altri studenti, immagino, poi sicuramente voi saprete meglio di me, ma la cosa bella è che sarà interessante provare ad inviarlo magari anche a qualche festival, che secondo me potrebbe essere felice di ricevere un prodotto di questo genere. Vabbè, non so. Se Jacopo non vuole dire niente e gli stupisce questo, Jacopo, dai, se non gli... poi concludiamo la serata con il tuo commento, dai. Mi sentivo, ma come? Antonio non mi fa parlare. Allora, è stato veramente bello, sia perché ho fatto sia l'aspetto tecnico come fonico, il suo fonico preferito ha detto. Era palesemente Carmelo. Si è offeso il fonico vero, mi sa. E anche la parte teatrale, che è stata altrettanto bella,
E niente, quindi io ho lavorato anche con l'altra classe e niente, è stato bello lavorare con un professionista in questo ambito, anche con l'altro professionista l'anno scorso, e che ringraziamo ancora, che l'altra volta non c'era. E ringraziamo i professori, soprattutto la professoressa Magliotta, il fonico e Luca Signorelli, mio preferito. No, scherzo, prof. Grazie per l'otto comunque. E niente, grazie ancora. Tanto. Dopo il momento di Jacopo io vi ringrazio ancora, se non c'è nient'altro, insomma, buona serata a tutti e speriamo di vederci qua. Ciao.